Nostro ospite questa sera è Bruno Ciapponilandi di Tirano, esperto in etnografia locale, fondatore del Museo Etnografico Tiranese e consigliere delegato di IDEV. Cos'è Ciapponilandi IDEV? È l'Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca. Il suo scopo è quello di documentare e tutelare per quanto possibile la varietà dei dialetti delle nostre valli. Quando è stato fondato l'Istituto e quanti sono i dialetti, se li avete censiti? Allora, l'Istituto è stato fondato nel 1999, proprio sull'ultimo momento, proprio penultimo giorno del millennio. Quanto ai dialetti, bisognerebbe partire non tanto da quanti sono le differenze, che sono innumerevoli, quanto da una realtà che si tratta di un unico dialetto che deriva dal milanese. Il nostro è un dialetto lombardo. Poi sulle varietà non si contano le varietà del dialetto, da contrada a contrada, poi se volessimo forse addirittura da famiglia a famiglia, poi resta da capire in che cosa consiste la differenza, se è una A un po' più aperta di un'altra, se è una E un po' più chiusa, naturalmente sono varietà, però naturalmente c'è questa capacità del dialetto di adeguarsi addirittura all'individuo e alla sua piccola comunità, perché una lingua ha un senso se è un tramite di tipo comunitario. Che cosa avete in mente, in essere, per cercare di, diciamo così, censire questo patrimonio? E dunque siamo partiti con un progetto che si chiamava per l'appunto Vocabolario dei dialetti delle valli dell'Adda e della Mera. Questo era, come dire, il luogo dove noi, luogo fisico o così, o all'interno della rete, depositavamo tutto il nostro sapere, tutto quello che avevamo trovato veniva collocato là in attesa di diventare completo. Certo. Adesso si apre un momento del tutto diverso, perché quello di prima si trattava di trascrivere. Mm-hmm. Bisognava prendere il vocabolo dialettale e trascriverlo. Come? Con tutte le accentazioni immaginabili e possibili, la lunghezza, la brevità. Adesso il progetto in corso, un progetto finanziato dalla Fondazione Pro Valtellina, un progetto che è sostenuto a livello scientifico da una struttura per l'appunto scientifica solida e da esperienza. Adesso il nostro progetto è quello di registrare i dialetti, perché la registrazione è la maniera più fedele per riproporlo e anche per fermarlo, così che si avrà la registrazione di tutti i dialetti della Valtellina alla data del 2019, 2020, 2021, il tempo che ci vorrà, che non però sarà tantissimo. Certo, certo. E quindi questo sarà un vantaggio. E nella pratica cosa farete? Nella pratica abbiamo cominciato con un seminario nel quale abbiamo dato le prime informazioni su come fare la registrazione nei confronti dei parlanti. No? E chi saranno i parlanti? Parlanti bisognerà cercarli paese per paese, le persone più adatte a quelle che hanno un dialetto. Non andremo a cercare il dialetto di chissà quando, ci interessa il dialetto che parlano oggi. Tanto il dialetto del Settecento non lo potremo conoscere mai, no? Perché, mentre quello attuale lo possiamo fare. Poi da quello andremo a cercare quanto possibile in archeologia. Mi sembra un ottimo, interessante progetto, quindi buon lavoro e buona continuazione. Grazie per il vostro contributo. Grazie a te.